Ragazzi, alla fine il giorno è arrivato, ma non come ce l'aspettavamo. Purtroppo, verso le 11:30 di praticamente ieri notte, il trailer di GTA 6 è stato leakato. Nel giro di mezz'ora hanno tirato giù l'account Twitter, anzi X, creato apposta per pubblicare questo video. E Rockstar si è vista costretta a pubblicarlo ufficialmente. Ha detto: vabbè, ormai che è fuori, tanto vale che lo vediate sui nostri canali, quello ufficiale. E quindi ci ha rovinato un po' la sorpresa, ci ha rovinato l'attesa che in molti si erano fatti i programmi. Comunque sarebbe uscito alle 15, probabilmente ci sarebbe stata una premiere. Quindi l'attesa, la trepidazione, insomma, un momento rovinato. Da dei leak che non hanno alcun senso a 15 ore dalla pubblicazione di quello ufficiale. Avrei potuto capire qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, ma non 15 ore. Comunque, non perdiamo tempo. Allora, io so quando uscirà perché ci ho fatto anche i post su Instagram, eccetera, ma non ho ancora visto il trailer, quindi immagino che ormai l'avrete visto tutti, ma per chi non l'avesse ancora fatto, ce lo guardiamo insieme. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. There was a girl I knew. She said she cared about me. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other to hold, but love is a long, long road. Yeah, love is a long, long road. Well, look who's back. A proprio con le accette. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Being a team. Trust? Trust. Mamma mia. E arriverà nel 2025, non ben specificato, quindi potrebbe essere inizio 2025 come potrebbe essere fine 2025. Questo significherebbe che la distanza d'uscita è praticamente 2 anni, potrebbe anche essere. Diciamo che parliamo subito della data di uscita. In realtà io credevo fortemente che sarebbe uscito nel 2025, ma speravo sarebbe potuto uscire verso la fine del 2024, non mi aspettavo. Sarebbe potuto uscire prima, però ragazzi abbiamo atteso, anzi è stato anche confermato, perché sto registrando che è mattina, è stato confermato in queste ore che la versione PC, ma non è che ci fosse chissà quale dubbio, conosciamo la storicità di Rockstar con questa piattaforma, uscirà in un secondo momento. Quindi GTA 6, secondo i programmi, uscirà nel 2025 su Xbox Series X ed S e su PS5. Niente old gen, ragazzi, anche perché sono tipo passati 5 anni quando uscirà dall'ingresso delle nuove console, che ormai chiamarle nuove praticamente nel 2025 saremmo prossimi all'uscita di quelle successive. Non ci possiamo aspettare che un gioco dopo 5 anni, un gioco come GTA, possa uscire anche su console di vecchia generazione, magari in futuro, magari con dei porting dopo diverso tempo, ma non ce lo vedo molto bene. Più che altro per i contenuti online, questa è una cosa da non sottovalutare. Potrebbero effettivamente arrivare versioni old gen per poter giocare l'online, che poi ci arriveremo. Allora, ragazzi, trailer innanzitutto bellissimo. Partiamo subito dall'ambientazione. Allora, è stata confermata Vice City, Miami, la Florida. Comunque, da indiscrezioni, possiamo aspettarci una mappa più o meno grande, il doppio di GTA 5. E non solo,
perché non è che ci voglia molto a fare una mappa più grande se poi il tutto è riempito da mare e da foreste o praterie, eccetera. Ci saranno anche più città, saranno più grandi. E sinceramente trovo che la scelta di tornare a Vice City, a Miami, non sia sbagliata, perché reputo GTA Vice City uno dei capitoli più deboli della serie, ma più che altro di potenziale non sfruttato. Quindi avere questa ambientazione di nuovo, ma molto più grande, mi è sembrato Vice City una sorta di ponte tra GTA 3 e San Andreas, quindi magari un po' sprecata. Ecco, sono contento che torni questa ambientazione e staremo a vedere. Poi hanno confermato anche i personaggi, che a quanto pare saranno due i protagonisti: Lucia, che è stata introdotta in maniera importante in questo trailer, Jason dovrebbe essere l'altro, ma non è mai stato nominato, ma il nome dovrebbe essere Jason, il suo compagno d'avventure e a quanto pare anche nella vita privata. Sono una sorta di Bonnie e Clyde. Comunque io avrei inizialmente preferito un ritorno al personaggio principale singolo, come nei vecchi GTA, in cui si poteva, era più facile empatizzare e avere simpatia per un personaggio, dato che praticamente era in scena tutto il tempo. Ho trovato la scelta di avere tre personaggi protagonisti in GTA 5 un esperimento vincente, però è anche vero che erano Franklin, Michael e Trevor, tre personaggi completamente diversi, che chiaramente in una singola persona queste sfaccettature non potevano coesistere, perché sono molto diverse tra loro. Però è anche vero che i tre noi li vivevamo insieme solamente nelle missioni. Poi ognuno aveva la propria vita, le proprie abitudini, le proprie attività, e avere tre personaggi, caratterizzarli bene, portarli in scena in maniera eccellente è difficile anche gestire il tempo a loro disposizione, il tempo in scena quando sono da soli. Avere due personaggi che, oltre a condividere la vita professionale, condividono anche la vita privata, beh, secondo me questa potrebbe essere una scelta migliore, mantenendo due personaggi, avendo anche la parte dell'inclusività, quindi comunque un personaggio femminile, il primo della serie. E staremo a vedere come verranno portati in scena, come, quanto tempo avremo a disposizione, se saranno sempre insieme o se ci saranno delle missioni dedicate ai singoli protagonisti, e quante ce ne saranno, quindi quanto tempo saranno insieme, quanto tempo saranno da soli, come saranno caratterizzati, eccetera eccetera. Quindi su questo argomento bisogna aspettare altri trailer e altri contenuti. Ragazzi, ma avete visto le animazioni facciali? Finalmente uno step successivo rispetto ai precedenti titoli Rockstar, che, diciamoci, con Red Dead Redemption 2 avevano raggiunto degli ottimi picchi, dei picchi molto alti. Almeno siamo passati da un GTA 5 che effettivamente è uscito 10 anni fa, quindi anche uno step successivo da quel punto di vista, ma anche dal punto di vista grafico in generale. Mi sembra un passo successivo anche rispetto a Red Dead Redemption 2, che non era scontato, cioè più che non era scontato, non era neanche necessario. Però sono contento che da questo punto di vista Rockstar continui a spingere, perché è un'azienda che non solo se lo può permettere, ma lo deve anche fare, perché è una delle poche che lo può fare, spingere sempre di più, fare sempre qualcosa di più. Nel trailer si vede anche un alligatore che viene tirato fuori da una piscina, poi entra anche in un negozio. Ecco, chissà che ci sia una fauna più attiva, più all'interno del gameplay, alla Red Dead Redemption 2. Vedremo se verranno inseriti all'interno del gameplay, come parte importante del gameplay comunque.
che hanno un ruolo, o se saranno messi lì all'interno del gioco semplicemente per dare credibilità all'ambientazione. Tornando ai personaggi, noi avremo per la prima volta un protagonista femmina. Questa cosa potrebbe essere vista come un'inclusività a tutti i costi, per i tempi che corrono, eccetera. Non è una cosa necessariamente negativa. Abbiamo visto anche degli inserimenti di figure femminili come protagoniste in serie che non hanno mai avuto un protagonista femminile, per esempio Assassin's Creed, che ha visto con Odyssey il primo protagonista femminile, tra l'altro era quello principale. Potevamo scegliere gli entrambi i sessi, ma la caratterizzazione che sarà data a Cassandra era nettamente migliore, superiore rispetto ad Alexios, che era un coglioncello. Poi abbiamo visto anche in Alan Wake 2, per esempio, Saga è caratterizzata da Dio, è realizzata da Dio, è scritta, diretta e interpretata benissimo. Anzi, se devo essere sincero, nella mia partita preferivo giocare di gran lunga Saga rispetto ad Alan, forse più per una questione di gameplay, però le parti di Saga non mi hanno annoiato minimamente, lei l'ho trovata molto piacevole. Quindi l'inclusività a tutti i costi non è necessariamente un male se viene studiata poi, realizzata bene. Il timore di molti è che questo GTA 6 possa essere un po' condizionato dal politically correct, che ormai da diversi anni influenza la nostra vita, le nostre vite, le creazioni. Rimaniamo nel mondo videoludico, ha influenzato le creazioni di progetti, lo sviluppo, anche perché da GTA 5 sono passati 10 anni, il mondo è cambiato tantissimo, ci sono cose che non si possono più dire, o comunque bisogna fare molta attenzione sul come lo si dice. Certo, il mondo è diventato più sensibile su alcuni argomenti, ma anche più tossico verso alcuni argomenti, su come vengono detti, sul modo in cui vengono riportati, su come vengono trattati. Quindi diciamo che è una paura fondata, cioè che il gioco comunque, che è sempre stato una denuncia sociale soprattutto per gli Stati Uniti, che comunque dissacrante, che non si è fatto chissà quale problema a trattare dei temi scomodi. È anche vero che se in un mondo dove il politically correct viene praticamente sbandierato ogni volta che si tratta un qualcosa di delicato, è anche vero che potrebbe essere un'arma per farci della satira su. Quindi possono costruire l'ironia, la satira, alcune scene, possono trattare dei temi proprio facendo riferimento al troppo politically correct su alcuni argomenti. Parlando poi di GTA Online, che fine farà? Cosa succederà quando uscirà GTA 6? Allora, io ho alcune ipotesi. Potrebbero semplicemente tirar fuori un altro GTA Online che è disponibile solamente per chi ha comprato GTA 6 e che quindi sarà un nuovo capitolo, un nuovo inizio per questa modalità, per tutte le attività all'interno del gioco, che va a tagliare fuori tutta l'utenza di GTA Online, di GTA 5 in pratica. Potrebbe essere una via, perché comunque GTA 6 venderà tantissimo e continuerà a vendere per diversi anni sicuramente, quindi è una strada comunque percorribile, non è una follia. Poi però c'è anche la possibilità che possano rilasciare un GTA Online 2.0, come è successo con Warzone per esempio, che mantengono la struttura di GTA Online
di GTA 5, però con quelle di GTA 6, con la mappa di GTA 6, le ambientazioni, i personaggi, il mood e le attività di GTA 6. Oppure potrebbero mantenere entrambe, cioè avere sia GTA Online per quanto riguarda GTA 5 che GTA Online di GTA 6, quindi che sarebbe una cosa enorme, credendo che poi GTA Online del 6 possa essere effettivamente enorme, cioè che vada ad essere quantomeno simile in fatto di contenuti rispetto a GTA Online che abbiamo adesso. Certo, magari non lo sarà al lancio, perché comunque GTA Online è arrivato a questo punto dopo 10 anni, con contenuti aggiuntivi che venivano rilasciati continuamente, quindi periodicamente, quindi ci sono arrivati a questo punto. È difficile pensare che GTA 6 parta da questo punto, a meno che non mantengano la formula, non mantengano i contenuti di GTA Online presenti attuali. Quindi discorso che sicuramente non rinunceranno all'online, questo è poco ma sicuro, dopo che hanno praticamente battuto cassa per 10 anni, e lo faranno finché non uscirà GTA 6 probabilmente. È sempre stato tra i giochi più giocati dell'anno, degli anni, ma anche dei mesi in realtà, in praticamente buona parte del mondo, cioè comunque in Europa, in America, era comunque nei top 10, se non addirittura spesso nei top 5. Quindi non ci rinunceranno mai, mai, mai. Ed è pure giusto così, perché nel momento in cui il business model funziona e i contenuti comunque arrivano, al pubblico piace, non vedo perché rinunciare a una cosa del genere, perché profitti facili, poi se al pubblico piace meglio ancora, o no? Quindi non vedo come possa essere tagliata fuori una parte importante dell'ecosistema di GTA, che ormai è diventata parte fondamentale di GTA, del brand. Quindi saremo a vedere quando ovviamente ci saranno nuovi trailer, dato che questo è il trailer numero 1, ce ne potrebbero essere 2, 3, 4, 5, a voglia al 2025, si continuerà con leak, con indiscrezioni, con materiale trafugato, speriamo, il meno possibile, o comunque che non succeda come quello che è successo stanotte, perché trafugare un trailer che tra l'altro in questo momento ha 50 milioni di visualizzazioni sui canali Rockstar, ma ci sono altri canali tipo GameSpot o IGN che hanno altri milioni di visualizzazioni e fanno vedere semplicemente lo stesso trailer. È stato creato un account Twitter con il nome GTA 6, Rockstar GTA 6, Grand Theft Auto 6, e ha già 350.000 follower, ed è un fan made, è un fan account, è scritto grosso così. Cioè, c'è un hype dietro questo gioco incredibile, un gioco che, da quello che abbiamo visto, perché tecnicamente mi sembra un buon passo avanti rispetto alla serie, e buone animazioni facciali qui soprattutto, tra l'altro lui sembra un Niko Bellic, però un po' più americano. Le animazioni facciali, l'abbiamo già detto, i modelli, le texture, l'illuminazione, mi sembra un gran bel passo avanti. Magari non sarà il gioco più avanzato che sarà uscito in quel momento, in quell'anno, in quel periodo storico, però è anche vero che è un open world che dovrà essere ricchissimo, perché Rockstar ci ha abituato ad avere open world ricchi di cose da fare. Speriamo ci saranno tante attività secondarie. Poi anche la main quest, ci sono leak che parlano addirittura di una main quest che potrebbe durare 100 ore. Magari missioni principali che durano
anche 100 ore. È anche vero che Red Dead Redemption 2 aveva una durata di 40-50 ore per quanto riguarda la storia principale, è anche vero che è un gioco più lento però, un gioco abbastanza con dei ritmi molto più lenti, e avere già un GTA che dura 50-60 ore come missioni principali, secondo me, ma va benissimo, ma pure 30 ore, 40 ore, cioè, non è quello il problema, l'importante è la qualità del tempo impiegato per fare quelle missioni. Quindi ragazzi, io penso che sia tutto. Il mondo è esploso, internet è esploso per questo trailer. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre speranze, preoccupazioni, se vi è piaciuto il trailer, se non vi è piaciuto il trailer, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. E penso che abbiamo detto tutto. Se ci saranno novità succose, succulente, ne riparleremo, ma ne dubito. Troppo vicini al rilascio di questo trailer, alla fine sappiamo che le piattaforme su cui usciranno non ci sono state ulteriori notizie in queste ore. Ragazzi, grazie mille per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.